Buongiorno a tutti, sono Andrea Di Veroli, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Ex Deportati di Roma. Anche quest'anno, nonostante l'emergenza sanitaria in corso, l'occasione del 27 gennaio, giorno della memoria, la nostra associazione ha voluto essere presente. Consentitemi di ricordare in apertura una amica comune, Grazia Di Veroli, prematuramente scomparsa lo scorso anno e con la quale abbiamo collaborato per diversi anni. Lei, che è stata per tutti noi un riferimento, è una persona attiva, preparata, una studiosa che ha dedicato tutta la sua vita alla memoria. Il 27 gennaio del 45 le truppe sovietiche dell'Armata Rossa entrano e liberano il campo di sterminio di Auschwitz. Ed è per questo che è stata istituzionalmente dedicata questa giornata alla commemorazione delle vittime della deportazione. Lascio ora la parola alla professoressa, scusate, a Gianni Focacci, che ci presenterà, l'associazione ANED. E consentitemi, prima di passare la parola, di salutare il presidente dell'Associazione Nazionale Ex Deportati della sezione di Roma, Aldo Pavia. Buongiorno Aldo. Ah, buongiorno a tutti. Sì, Gianni, lascio a te la parola, grazie. Andrea, grazie. Soltanto 2 minuti per descrivere le attività dell'ANED a beneficio di coloro che non lo hanno ascoltato ieri. L'ANED, l'Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti, è un'associazione democratica e apartitica basata su valori di libertà e giustizia, che poi hanno contraddistinto l'antifascismo e la lotta di liberazione, proprio quei valori che sono alla base della nostra Costituzione e della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo. Da chi è formata l'ANED? L'ANED è formata sostanzialmente dagli ex deportati che sono sopravvissuti ai campi di sterminio. Ma purtroppo il calendario è inesorabile e quindi il loro numero si assottiglia sempre, sempre di più. E oggi è fatta e costituita dai familiari, dai figli, dai nipoti e da persone che comunque condividono in maniera stretta vicende concentrazionali. L'ANED fu formata nel 1945 con intenti di tipo solidaristico. Si pensi alle difficoltà nel rientro degli ex deportati, alle enormi difficoltà economiche e difficoltà pazzesche, psicologiche nel reinserimento nelle proprie città, nelle proprie famiglie. Però dopo i primi anni del dopoguerra è venuta forte la volontà in ANED di poter fare sempre di più memoria, trasmettere ai giovani, alle generazioni future, quello che era stato l'orrore dei campi di concentramento, dei campi di sterminio, dei campi di annientamento attraverso il lavoro. L'ANED infatti ritiene che la propria missione sia sempre di più quella di condividere con i giovani il lascito delle testimonianze e delle esperienze degli ex deportati, soprattutto oggi in cui rinascono sentimenti razzisti, ci stanno guerre, atrocità, barbarie in ogni posto, in ogni luogo, purtroppo non finiscono mai. Una delle finalità dell'ANED, difatti, è andare nelle scuole, parlare ai giovani attraverso vari mezzi, con letture, con interviste, con interventi, promuovendo lavori di gruppo, quando si poteva, promuovendo viaggi nei campi di concentramento, di sterminio, di annientamento. E lasciatemi anche dire che l'ANED si prefigge, noi dell'ANED ci prefiggiamo fortemente, con convinzione, di poter dare un contributo, un aiuto ai giovani, che come ho detto ieri non sono parole
retoriche per poter dare un contributo ai giovani affinché possano percorrere sempre strade di pace, di giustizia, di libertà, di rispetto delle diversità e di rispetto degli altri. Spero con queste breve note di avervi dato una descrizione complessiva e molto molto sommaria delle attività dell'ANED e spero soprattutto che si sia capito lo spirito con cui noi abbiamo fatto e voluto questo progetto Percorsi di Memoria. Grazie Andrea. Grazie a te Gianni. Adesso passo la parola alla professoressa Antonella Maucioni del direttivo dell'ANED di Roma. Buongiorno professoressa Maucioni. Buongiorno Andrea, grazie. Spero che la connessione sia sufficientemente chiara perché stamattina ho qualche problema di questo tipo, di natura tecnica. È chiarissimo. Bene, meno male, siamo fortunati. Allora, cari ragazzi e cari colleghi, benvenuti in questa seconda iniziativa di Percorsi di Memoria. Oggi condivideremo un video che abbiamo realizzato con gli amici che qui vedete, quindi Andrea Di Veroli, Aldo Pavia, Paola Bisegna e Gianni Focacci, che vuole proporre le testimonianze di alcuni sopravvissuti che raccontano momenti diversi della loro tragica esperienza di deportati in vari campi. Quindi vedrete alcuni deportati ad Auschwitz, altri a Ravensbrück, altri a Mauthausen. Perché abbiamo fatto questa scelta? Intanto perché sapevamo che purtroppo, come abbiamo già accennato ieri, in particolare momento di emergenza epidemiologica che stiamo vivendo ci avrebbe costretti a trasferirci online. Tutti noi speriamo di ritornare al più presto alla vera scuola, alla normalità, ma era molto importante ed è molto importante esercitare una forma di resistenza in questo momento, che significa anche semplicemente non dimenticare che è il 27 gennaio domani, non dimenticare che la scuola è luogo di cultura e di educazione e che quindi deve tenere vivo questo momento collettivo così importante per la costruzione di una memoria identitaria e di una coscienza civile. Quindi ci siamo chiesti cosa possiamo proporre ai ragazzi. Non solamente un approccio storiografico o storico in questo momento, perché già fanno tante ore di lezione. E gli insegnanti che li guidano sono tutti assolutamente preparati per seguire un impianto di questo tipo. Ci siamo detti, i ragazzi forse non conoscono, non hanno come dire, incontrato. C'è cioè forse sì. Lucia Santori che ha l'audio aperto, sì. E diciamo, quindi i ragazzi non hanno mai forse incontrato alcuni testimoni. E invece è importante l'approccio con il testimone, perché è un approccio che ci richiama a figure vive, persone in carne e ossa che hanno vissuto storie che magari abbiamo letto nei libri o che ci vengono raccontate in alcuni film. Quindi siamo andati a recuperare antiche interviste di tipo scusate, abbiamo dei piccoli problemi tecnici, attendiamo un attimo che la professoressa Maucioni riesca a ripristinare la linea. Professoressa? Sì, mi senti? Eccoci, adesso sì, bene, prego. Bene, non so dove eravamo arrivati, comunque stavo spiegando come era nata l'idea del video. L'idea del video molto semplicemente è nata dall'esigenza di far confrontare i ragazzi con persone in carne e ossa, sopravvissuti, che raccontano le loro drammatiche esperienze. Questo perché questo approccio, accanto a quello storico che deve essere rigoroso
scientifico, perché i presupposti conoscitivi sono assolutamente necessari per capire il progetto criminale che stava dietro a quello che ha rappresentato una cesura in tutta la storia del Novecento, va sicuramente affiancato un approccio che privilegi l'aspetto umano, l'aspetto, la conoscenza, la vicinanza con queste persone. E ci siamo avvalti, voi sentirete che le storie che vengono raccontate, prese in due momenti diversi, perché abbiamo dapprima delle letture fatte da attori professionisti e poi degli stralci di interviste di questi sopravvissuti. Voi vedrete che ciò che raccontano spesso sono le stesse esperienze, ma con accenti e sfumature nettamente diverse, perché ognuno appunto ha sperimentato sulla propria pelle cosa ha voluto dire, no? Arrivare ad Auschwitz, cosa ha voluto dire fare la marcia della morte, cosa ha voluto dire vivere in quella situazione così drammatica. Quindi, questo è un po' l'impianto di questo video che vedrete. Vorrei solo aggiungere qualcosa a quello che già hanno detto prima di me, Andrea e Gianni, perché ancora oggi è così importante parlare di memoria, perché parlare di memoria significa non attribuire ad essa il ruolo di un rito consolatorio. Noi non vogliamo, nessuno di noi, consolarci con le parole, no? E farlo cadere in una ritualità che non ha molto senso. La memoria è un atto che crea legami nelle coscienze. Noi speriamo, con queste piccole cose che vi stiamo proponendo, di creare un legame con voi, con i vostri insegnanti, che prosegua e che co ci consenta di costruire una coscienza civile, che, come diceva Gianni, è oggi quanto mai necessaria, perché le cose che sono accadute non sono debellate, i principi che le hanno ispirate, no? E quindi è quanto mai importante avere un cuore, una mente vigile, che ci permettano di riconoscere i segni dell'intolleranza, dell'ingiustizia, del razzismo, e impegnarci oggi, forti di quello che sappiamo, per promuovere una società diversa, basata sulla non violenza, basata sulla pace, basata sull'impegno civile. Io vi auguro buona visione e spero che quello che abbiamo realizzato parli ai vostri cuori. Grazie. Grazie. Scusate, ci sono dei problemi. Buongiorno a tutti. Purtroppo la pandemia, maledetta, usiamo questo termine, non ci permette, come abbiamo sempre fatto da decenni a questa parte, di incontrarci di persona, che è sempre comunque la cosa migliore per chi parla, perché vede a chi parla, per chi ascolta, perché vede chi parla. Dobbiamo farlo con questo mezzo che fortunatamente ci dà un grande aiuto. Oggi affronteremo assieme il tema della deportazione. Deportazione che ha toccato drammaticamente, tragicamente, milioni di esseri umani, bambini, donne, uomini, giovani, vecchi, malati. Non ha trascurato nessuno. Ed è stata voluta perché è stata la parte più saliente di un grande e criminale progetto di dominio assoluto degli uomini sugli uomini. Perché va subito detto, e deve essere ben chiaro, che, come è stato scritto, i campi di sterminio, i campi di annientamento, i campi di concentramento non sono stati un crimine contro l'umanità. Sono stati un crimine commesso dall'umanità. È stato commesso da persone come noi. Non erano diverse. Non erano marziani, non avevano tre nasi, quattro orecchie.
erano alti 2 metri, no, erano persone esattamente come noi. Probabilmente avevano il nostro stesso viso, avevano famiglia con bambini, con mogli o mariti adorati, ma hanno fatto quello che hanno fatto. E per fare questo sono stati preparati. Non è stata un'esplosione di follia. Sono stati cresciuti da questi regimi per fare quello che hanno fatto, che i regimi volevano. E si è arrivati addirittura a concepire che ci fosse chi aveva il diritto di decidere chi doveva vivere e chi doveva morire. Io non sono religioso, ma se c'è qualcuno che al limite può avere questo diritto, poi chiamiamolo Dio, chiamiamolo Allah, chiamiamolo come vogliamo, il Signore, ma di certo non è l'uomo che può decidere chi ha diritto di vivere e di morire. E poi, oltretutto, di vivere e morire a secondo di quello che io penso. Io sono razza superiore, tu sei razza inferiore e quindi devi scomparire. Io penso A, tu pensi B e quindi devi scomparire. Questo è accaduto. E come ha detto Primo Levi, può accadere ancora. Ed è già accaduto. Non in Italia, non a casa nostra, ma in molte altre parti del mondo. È successo in Argentina, è successo in Cile, è successo ai paesi del Centro Africa e sta succedendo ancora. C'è gente che scompare e non si sa perché. Almeno noi non sappiamo perché, ma chi li fa scomparire lo sa. Quindi, come vedete, in altro modo, ma con un'uguale sostanza, le cose si stanno ripetendo. E come ha detto Primo Levi, tutto comincia in maniera apparentemente banale. Primo Levi fece l'esempio della valanga in cima alla montagna, un cristallo di neve, quando arriva in fondo è una tragedia, non lo puoi fermare a metà, a tre quarti, adesso la sposto di qui o la sposto di là. È cominciata così. E Teoduce, un altro superstite di Auschwitz e di Mauthausen, mi diceva molti anni fa, quando io cominciai a militare nella società nazionale ex deportati, mi diceva: vedi Aldo, noi non dobbiamo sdegnarci quando veniamo a sapere che in qualche parte del mondo ci sono dei campi di concentramento, in quel caso si riferiva alla ex Jugoslavia. Noi dobbiamo sdegnarci quando, come allora successe, su una panchina di Berlino, di Francoforte o di qualsiasi città tedesca, su una panchina qualcuno aveva scritto Juden Verboten, proibita agli ebrei. Lì è cominciato lo sterminio, lì è cominciato l'annientamento. Poi i lager, i campi di annientamento sono stati la realizzazione di un qualche cosa, di un piano, di un progetto che è stato portato avanti passo per passo, le leggi razziste, la privazione dei diritti civili e via dicendo. E quello che è accaduto non è il frutto malefico di una guerra, una guerra è una cosa tremenda in cui tutto di tremendo può accadere. Ma nel caso della deportazione e dello sterminio, la guerra ha solo permesso ai nazifascisti di realizzare quello che era il loro progetto. Perché ricordiamo questo? Perché ci incontriamo per parlare di queste cose? Beh, ci incontriamo perché, vedete, un superstite di due lager, un intellettuale tedesco, Bruno Bettelheim, ai suoi studenti, quando tornò a insegnare in Germania, diceva: guardate, non è Arbeit mein Frei, il lavoro rende libero, quella era una scritta irridente, tragicamente irridente, non si entrava nel lager per essere liberi e si diventava schiavi, assolutamente. Ma è la conoscenza, Wissen mein Frei, la conoscenza rende liberi. Ecco, questo incontro servono soprattutto da parte nostra nel fornirvi elementi di conoscenza. Se voi conoscerete, avrete memoria. E la memoria vi servirà per capire il vostro quotidiano e il vostro futuro. Non bisogna camminare con la testa voltata all'indietro. La testa, gli occhi devono guardare avanti. Ma dentro di noi dobbiamo avere la conoscenza. Il mondo è così perché è stato così, in altro modo, prima di voi. Ed è importante che voi sappiate che, appunto, come ho detto prima,
questo è accaduto perché può riaccadere. Elie Wiesel, il premio Nobel, superstite di Auschwitz, di Birkenau e di Buchenwald, ha detto che il nostro compito è che il futuro dei nostri figli non deve essere uguale al nostro passato. Questo è il senso di questo incontro. Questo è il senso delle parole, dei visi, delle voci che ascolterete oggi. E questo è l'impegno che noi tutti dobbiamo assumere, anche egoisticamente, perché non credo che a nessuno di noi faccia piacere sapere che un domani potrebbe trovarsi qualcuno che sentenzia: tu sei diverso da me. Perché essere diverso vuol dire avere meno diritti, avere meno libertà, avere meno possibilità di potersi realizzare nella vita. Questo è stato e questo può accadere ancora. Dopo queste mie poche parole e questo invito, ascolterete le parole che Primo Levi scrisse per il memoriale della deportazione italiana in Auschwitz al visitatore. Ecco, mai credo nessuno, e Primo Levi è stato eccezionale in molte cose, ma in questo ancora di più, ha saputo così tragicamente e lucidamente spiegarvi, farvi capire cos'è stata la deportazione e soprattutto quali sono state le radici che hanno portato a questa tragedia. Noi poi ci vedremo più avanti e risponderemo alle vostre domande, ai chiarimenti che chiederete, alle vostre curiosità. E non abbiate vergogna di essere curiosi, perché la curiosità è una delle radici importanti della conoscenza. Buona giornata a tutti e grazie dell'incontro. Dei campi di sterminio, la storia di questo luogo non può essere separata dalla storia delle tirannidi fasciste in Europa. Dai primi incendi delle camere del lavoro nell'Italia del 1921 ai roghi dei libri sulle piazze della Germania del 1933 alla fiamma nefanda dei crematori di Birkenau, come un nesso non interrotto. È vecchia sapienza. E già così aveva ammonito Enrico Heine, ebreo e tedesco: chi brucia i libri finisce col bruciare gli uomini. La violenza è un seme che non si estingue. È triste ma doveroso rammentarlo agli altri ed a noi stessi. Il primo esperimento europeo di soffocazione del movimento operaio e di sabotaggio della democrazia è nato. È il fascismo, scatenato dalla crisi del primo dopoguerra, dal mito della vittoria mutilata ed alimentato da antiche miserie e colpe
e dal fascismo nasce un delirio che si estenderà. Il culto dell'uomo provvidenziale, l'entusiasmo organizzato ed imposto, ogni decisione affidata all'arbitrio di uno solo. Ma non tutti gli italiani sono stati fascisti. Lo testimoniamo noi, gli italiani che siamo morti qui, accanto al fascismo, altro filo mai interrotto, è nato in Italia prima che altrove l'antifascismo. Insieme con noi testimoniano tutti coloro che contro il fascismo hanno sofferto, i martiri operai di Torino del 1923, i carcerati, i confinati, gli esuli ed i nostri fratelli di tutte le fedi politiche che sono morti per resistere al fascismo restaurato dall'invasore nazionalsocialista, e testimoniano insieme a noi italiani ancora quelli che sono caduti su tutti i fronti della Seconda Guerra Mondiale combattendo malvolentieri e disperatamente contro un nemico che non era il loro nemico ed accorgendosi troppo tardi dell'inganno. Sono anche loro vittime del fascismo, vittime inconsapevoli. Noi non siamo stati inconsapevoli. Alcuni fra noi erano partigiani e combattenti politici, sono stati catturati e deportati negli ultimi mesi di guerra e sono morti qui, mentre il Terzo Reich crollava, straziati dal pensiero della liberazione così vicina. La maggior parte fra noi erano ebrei, ebrei provenienti da tutte le città italiane e anche ebrei stranieri, polacchi, ungheresi, jugoslavi, cechi, tedeschi, che nell'Italia fascista, costretta all'antisemitismo dalle leggi di Mussolini, avevano incontrato benevolenza e la civile ospitalità del popolo italiano. Erano ricchi e poveri, uomini e donne, sani e malati. C'erano bambini fra noi, molti. E c'erano vecchi alle soglie della morte, ma tutti siamo stati caricati come merci sui vagoni e la nostra sorte, la sorte di chi varcava i cancelli di Auschwitz, è stata la stessa per tutti. Non era mai successo, neppure nei secoli più oscuri, che si sterminassero esseri umani a milioni come insetti dannosi, che si mandassero a morte i bambini e i moribondi. Noi, figli cristiani ed ebrei, ma non amiamo queste distinzioni di un paese che è stato civile e che civile è ritornato dopo la notte del fascismo, qui lo testimoniamo. In questo luogo dove noi innocenti siamo stati uccisi, si è toccato il fondo della barbarie. Visitatore, osserva le vestigia di questo campo e medita. Da qualunque paese tu venga, tu non sei un estraneo. Fa che il tuo viaggio non sia stato inutile. Che non sia stata inutile la nostra morte. Per te e per i tuoi figli, le cenere di Auschwitz valgono di ammonimento, anche il frutto orrendo dell'odio di cui tu hai visto qui le tracce. E se sentono adesso? Non dia nuovo seme. Mai. E com'era stato quel viaggio, quei 5 giorni? Cosa ricorda? Ne ricordo benissimo, ricordo molto. Eravamo 45 persone in un vagone molto piccolo. C'era appena appena lo spazio per sedersi tutti, ma non si poteva stare tutti sdraiati. C'era una giovane madre che allattava un bambino e a noi avevano detto di portarci viveri. Stupidamente non abbiamo portato acqua. Non abbiamo pensato, o poca acqua. Nessuno ce l'aveva detto. Pensavamo che l'acqua si trovasse. E abbiamo sofferto, benché fosse inverno, di una sete terrificante. Era veramente la prima esperienza tormentosa, questa della sete per 5 giorni. Ricordo che era inverno, che gelava il fiato sui bulloni del vagone. E noi andavamo a gara a raschiare la brina gelata, a ruttina di ruggine, oltretutto sui vagoni, sui bulloni del vagone, per raschiarla via per avere qualche goccia d'acqua da bagnarci la bocca. E il bambino strillava dal mattino alla sera e di notte perché la madre non aveva più latte. E che cosa ne fu dei bambini e delle loro madri quando... Sono stati uccisi subito. Dei 650 che eravamo in questo treno, i 4/5 sono morti la notte stessa o la notte dopo. Sono stati smistati direttamente le camere a gas. Thank you.
Ida Marcheria. La lettura che ascolterete è tratta dalla terribile testimonianza di Ida Marcheria, contenuta nel filmato Io c'ero dell'Ane Droma, in cui narra come lei, che era solo una ragazzina di 16 anni durante la terribile marcia della morte, si era caricata sulle spalle la sorella stremata, una bambina di appena 14 anni. Ida fu arrestata nel 1943 e poi deportata ad Auschwitz. La marcia della morte la condusse a Ravensbrück e Malta e venne poi liberata a maggio 1945. Il 18 gennaio 1945 diedero l'ordine di evacuazione. Tutto il campo doveva mettersi in marcia, lasciare Birkenau, Auschwitz, Labuna e sottocampi. Per dove? Solo i tedeschi sapevano. 60.000 esseri umani, sottonutriti, malvestiti, in marcia nel gelo mortale dell'inverno polacco. Vennero lasciati malati, non per pietà umana, ma solo perché non c'era stato il tempo sufficiente per ucciderli. Anche noi, sempre in colonna e per cinque, entrammo nella massa degli evacuati. Abbandonammo il lager senza alcuna gioia, senza alcuna speranza. Se mai un attimo di ottimismo ci aveva sfiorato, ci pensò una delle maledette userche a toglierci ogni illusione. Non sorridete, perché anche dove andate c'è il crematorio. Ma proprio non avevamo di che sorridere. Prima di lasciare le baracche avevamo preso tutto quanto possibile. Coperte, vestiti, pane, insomma, tutto ciò che ognuna di noi poteva portare con sé. La colonna venne obbligata a correre nel buio della notte. Nevicava fitto, ma la infinita colonna e per cinque correva, correva follemente. Correvano anche i tedeschi, correvano anche i cani, instancabili. E se qualcuno, e furono molti disgraziati, cadeva o si fermava, per lui era finita. Un colpo di fucile alla nuca era la sua sorte. Non eravamo scortate dalla SS, ma da soldati dell'esercito, altrettanto crudeli. Anche le userche erano sparite. Correre, correre, sempre più veloci, sempre più sfinite. Nonostante il freddo glaciale, mi trovai sudate come le altre ragazze del Canada, buttai via il maglione che indossavo. Anche le coperte venivano gettate, anche il pane. Stellina, fino a quella notte più forte e reattiva di me, non ce la faceva più. «Lasciami, lasciami», mi diceva tra le lacrime. Come sempre, come ogni giorno in Birkenau, mi risuonarono nella mente le parole con cui nostra madre ci salutò per l'ultima volta. «Bambine mie, cercate di stare sempre insieme». Allora me la presi in spalla. Lei temeva che entrambe cadessimo e che i cani ci finissero. «Dammi un po' di neve», io le dicevo, «dammi un po' di neve». Neve sul viso, sudato, per dissetarmi nonostante il gelo. Dovevo correre, continuare a correre. Quella notte forse soffrì più di quanto toccò a mia madre nel partorirla. Quando anche le SS non ce la fecero più, ci fecero fermare in una radura piena di neve. Ho mangiato tanta neve, tutte abbiamo mangiato la neve come fosse del pane e del migliore. Non avevamo più nulla di quanto ci eravamo preso nelle baracche. Avevamo buttato via tutto nella folle corsa. Dopo quanto tempo, non so, dopo tanto correre, ci caricarono su di un treno, su dei carri merci scoperti, quelli per trasportare il carbone. La neve continuava a cadere, nevicò sulle nostre teste, sui nostri corpi, stremati, per tutto il viaggio, affamate. Ma non c'era pane per noi. Arrivammo finalmente a destinazione. Concentrationslager Ravensbrück. Un lager triste, buio, brutto, angoscioso. Non c'è stato possibile vedere qualcuno, forse... C'erano delle italiane, anzi certamente, ma non le abbiamo viste. Ci hanno buttato in due baracche senza coglie, senza paglia, senza pane, senza acqua. Nonostante tanto squallore, sarebbe stato bello potersi fermare lì. Ma non fu così. Non c'era posto di nuovo in piedi e a piedi in marcia per Malkov, un sottocampo. Non ci facevano lavorare. Eravamo di fatto abbandonate a noi stesse. 300 ragazze, una più bella dell'altra. Era il famoso comando del Canada e lì ho capito dove andavano a finire i nostri bagagli, i nostri vestiti. Sono entrata in queste baracche del Canada e ho visto le baracche strapiene, strapiene di tutto, vestiti, scarpe, occhiali, coperte, cappotti, pellicce, piumini. Io ho sgranato gli occhi, non ho mai visto cose di quel genere.
queste 300 ragazze dovevano selezionare le cose, impacchettarle, con lo spago legarle, e poi c'erano le loifering o gli uomini del Canada, portarle al treno che partivano per la Germania. Portavano i pacchi, portavano l'oro, i lingotti d'oro che erano i denti dei nostri morti, li tramutavano in lingotti e gli uomini li portavano, erano pesanti. Noi credevamo che andassero in Germania, andavano dritti dritti in Svizzera, ma questo l'abbiamo saputo dopo. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor four, and a major lead, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. She tied you to her kitchen chair, she broke your bone and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. La testimonianza che segue, tratta dal libro di Grazia Di Veroli, La scala della morte, è di Mario Limentani, catturato a dicembre 1943 e deportato a Mauthausen, uno dei pochi sopravvissuti di quei circa 2000 ebrei di Roma, deportati prevalentemente ad Auschwitz, che vennero estirpati a forza dalle loro case e portati nell'inferno dei lager del Reich. Racconta del disumano lavoro alla cava di pietre, dove la perversione e il sadismo delle SS causarono la morte di migliaia di deportati. C'era una lunga scala, non finiva mai, su 186 gradini. Noi prigionieri la chiamavamo la scala della morte. Nelle SS dicevano che il burrone era invece il muro dei paracadutisti. Non so quante volte al giorno dovevamo fare quella scala, su e giù, in continuazione. Il turno di lavoro era infinito, almeno 12 ore al giorno. I primi giorni, bene o male, ce la facevi ancora con le forze. Man mano che passavano i giorni diventava sempre più faticoso. Quello che mangiavi non bastava per tutto quel lavoro, non avevi forza. Sotto c'erano i camandoni dove lavoravano il granito. Tu andavi giù, sulle spalle c'avevi una specie di seggiolino dove veniva messo il masso di pietra. Non so con precisione quanto pesava, ma sono sicuro che pesava tra i 25 e i 30 kg. Stavi lì in fila, con il masso sulle spalle, ad aspettare fino a che non si era formata una fila di 5 prigionieri. Mica ti potevi muovere da solo, dovevi aspettare gli ordini delle SS. Dopodiché risalivi la scalinata. Dovevi fare tanta attenzione per evitare che qualcuno facesse un passo falso, inciampasse. Sì, perché su quei gradini dovevi stare attento a come mettevi i piedi. Dovevi appoggiare tutta la pianta del piede e con gli zoccoli era un martirio. Là, sulla scala, ne morivano tanti. E tu li vedevi e non potevi fare niente. C'era chi perdeva l'equilibrio, chi era stremato e non aveva più forza, e chi finiva sotto le botte delle SS. Quando finiva il turno ti accorgevi di quanti erano i morti, perché te li dovevi caricare e riportarli al campo, se no il numero dei pezzi usciti non tornava, come ho già detto. Noi lì eravamo solo pezzi, e quindi tanti ne uscivano
e tanti ne dovevano rientrare. Se non era così, se i conti non tornavano, rimanevi lì sul piazzale per ore, fino a che il numero non tornava. Quando succedeva questo, alla fine, il turno di lavoro durava tante ore in più e tu eri sempre più sfinito dalla stanchezza. Quando tutto tornava, finalmente, lasciavamo i morti per terra vicino al portone. E poi passavano i prigionieri addetti ai forni e ai crematori. Su quella scala ne ho viste veramente tante. Lì le SS si divertivano a far perdere l'equilibrio ai prigionieri che andavano su e giù. A volte davano le botte con il calcio del fucile, in modo che i prigionieri traballassero e cascassero giù come pupazzetti. Altre invece sembravano quasi che ti urtassero per caso. E allora facevi di tutto per non cadere. E loro si divertivano. Un giorno, non mi ricordo quando, ma ancora rivedo la scena, pure se sono passati tanti anni. Un ragazzetto, non era del gruppo mio, non ce la faceva più, era stremato. Non so quante volte aveva fatto giù e su. Si è guardato intorno, è stato un attimo. C'aveva un SS vicino. Se l'è abbracciato e si è buttato giù di sotto dal dirupo. È stato uno di quei momenti che ti rimangono impresso e non te puoi scordare. Uno dei tanti momenti di Mauthausen particolarmente brutti. Uscivo dalla baracca, l'appello durava 3 ore. Tu dovevi stare là in mezzo alla neve, in mezzo al freddo. Poi si apriva il portone e si andava. Noi lo chiamavamo la scalinata della morte. Era composta da 186 scalini. Invece l'SS chiamavano il muro dei paracadutisti, perché era alto 50 metri. Il nostro lavoro consisteva 12 ore al giorno, si doveva mettere su una spalla una piccola sedia con le cinghie messe così, e sopra ci mettevano un masso di granito minimo 25 kg, e si doveva percorrere quei 186 scalini 12 ore al giorno, facendo su e giù. Tutti i giorni morivano 200-250, tutti i giorni morivano, perché bastava che cadeva uno, si portava il peso quelli stavano lì dietro. La lettura che segue, struggente, è tratta dal libro di Marco Kozlovich, Storia di Savina, ed è la testimonianza di una madre che parla del blocco 32 di Ravensbrück, dove stavano le donne incinta e dove darà alla luce, tra le barbarie delle SS con inaudite sofferenze, il suo bambino che, purtroppo, non ce la farà a sopravvivere. Così come una rom italiana, Giovanna Udorovic, che partorì 2 gemelli che non sopravvissero. Savina Rupel, nata nel 1919 ed arrestata a Prosecco, Trieste, nel novembre del 1944, viene deportata a Ravensbrück, lager femminile dell'orrore e della follia nazista. Savina Rupel, Ravensbrück, matricola 91329. In febbraio sono stata trasferita al Block 32. Sapete cos'era il Block 32? Era il blocco delle donne incinte.
Per le donne incinte, infatti, avevano riservato due blocchi, il 32 e il 34, isolati dal resto del campo con un filo spinato. Le due baracche, rispetto alle altre, erano messe meglio, erano, non so come dire, meno rovinate. Non c'erano i vetri rotti e sembravano meno sporche, però i letti a castello erano sempre quelli e la brodaglia da mangiare era sempre la stessa. Non c'era nulla di diverso da questo punto di vista. Quando sono entrata nella baracca, ho visto subito quelle che avevano già partorito, mentre, divise da una specie di parete, c'erano quelle che aspettavano ancora di sgravarsi. Il block era tutto pieno. Non si respirava. Sui letti a castello si intravedevano le mie disgraziate compagne, buttate là, senza un lenzuolo, senza niente. Il solo pensiero delle condizioni nelle quali erano abbandonate ancora adesso mi fa male, come se fosse successo ieri. Così il mio bambino è nato, vivo. Non mi pareva vero che fosse ancora vivo dopo tanti giorni e tanto martirio. Lo hanno buttato in aria, hanno esclamato «Kaim Partisan!». Dopo mi hanno chiesto «Che nome gli diamo?». E io ho pensato, se mio fratello Danilo non tornerà più a casa, forse riuscirò a portarci questa creatura. E allora ho detto, Danilo, voglio che il suo nome sia Danilo. Era mercoledì 14 gennaio 1945. Dopo 13 o 14 giorni, Danilo è morto. Era il 28 febbraio, però l'ho tenuto ancora un giorno con me. Quasi non dava più segno di vita da due giorni, ma sapevo che se l'avessi consegnato sarei stata mandata al block delle selezioni. Allora ho aspettato un paio di giorni. Non avevo niente da dargli da mangiare. Niente. Cosa avevo? Neanche l'acqua. A me davano quella zuppa immonda, ma lui cosa potevo dare? Non avevo niente. Neanche acqua avevo al seno. Niente. E questa creatura i primi giorni piangeva e non avevo nulla per cambiarlo, avevo solo quei due stracci. Lo tenevo vicino a me, cercavo di coprirlo e di scaldarlo come potevo. Durante i primi due o tre giorni si lamentava, piangeva, ma poi la voce si indebolì. Gli ultimi tre o quattro giorni si andava spegnendo, gli ultimi due, ogni tre o quattro ore, apriva solo la bocca, faceva solo il segno di voler poppare, poi sempre meno, ogni quattro, cinque o sei ore. Gli stavo vicino per sentire se respirava ancora, ma sentivo a malapena il suo alito. A un certo punto, era da almeno un giorno e mezzo che non dava più un lamento né apriva bocca. Insomma, da un giorno e mezzo non dava più segni di vita e ha cominciato a essere freddo. Freddo, freddo e tu. Si sentiva che era morto. Il
primo di dicembre di sera e ha avvertito che il giorno dopo dovevamo partire in Germania. E così, se avevamo preparato, abbiamo detto, andremo in Germania. Non sarà forse peso come qua, essere in Coroneo, ieri quella volta. E allora siamo andati partiti alla mattina, non so, era giorno di luna, era una bella, ma freddo, ieri faceva assai freddo. E ne ha messo 5x5 e ne ha, non so che ora che era perché non avevamo orologi, e ne ha portato alla stazione centrale. E là ne ha messo in sta carro bestiame e non so quante che eravamo. Guardate ragazze, non piangere, temosi coraggio di cominciare a cantare, e lei ha cominciato a cantare e tutte dritte là. Solo a me non potevo piangere, non potevo cantare perché quel giorno che avevo di sposarmi. Il giorno di dicembre? È il 2 di dicembre che avevo di sposarmi. E a Gorizia ne ha fermato sto caro bestiame, ne ha messo altre su, tutte di Gorizia. Così eravamo ancora più pieni, così che non potevamo, no, neanche star là come in palade, e non si aveva posto di niente, perché tra i bagagli che avevamo e tutto non era. Il brano che segue è tratto dal libro di Leone Fiorentino, La marcia della morte, da Auschwitz a Dachau. La lettura contiene la testimonianza di quando, dopo giorni sempre più freddi ed il lavoro alla palude che continuava a mietere vittime, ritornando al campo fu costretto a portare i cadaveri degli oltre 100 uomini del Sonderkommando che si erano ribellati e che vennero uccisi dalle SS. È il mese di ottobre. I giorni sono sempre più freddi e il lavoro nella palude continua a mietere vittime. Stiamo preparandoci per il ritorno al campo quando una fitta e lunga sparatoria da non molto lontano giunge alle nostre orecchie. Incolonnati ci avviamo verso il campo. Percorsi alcuni chilometri, ci imbattiamo in molti ufficiali e in un nuvolo di SS che stazionano in quel tratto di strada. L'atteggiamento grave degli ufficiali e la presenza tra loro dei più alti gradi delle SS ci mettono in uno stato di angoscia paurosa. In uno dei canali di scolo ai lati della strada giace il corpo di un uomo dal volto sfigurato dai colpi d'arma da fuoco. Proseguiamo la marcia. Crediamo che il pericolo sia passato. Qualche centinaio di metri più avanti, però, veniamo raggiunti da una staffetta in motocicletta. Altre SS ci raggiungono. 10 di noi, che siamo i componenti delle ultime file, veniamo prelevati e riportati indietro. Ci dispongono frontalmente, rivolti verso il bosco, oltre il vasto campo ridotto a un mare di fango dalle piogge torrenziali dei giorni precedenti. 10 SS
si piazzano alle nostre spalle con i fucili spianati contro la nostra schiena e ci sospingono oltre il canale di scolo, verso il bosco. Avanziamo barcollando, affondando nella mota i piedi fin sopra gli stinchi, in preda ad uno stato di dolore affannoso, terribile. Il terreno è disseminato di decine di morti mezzo affossati nel fango. Incomincia la sarabanda. Sotto l'infuriare dei colpi inferti con il calcio del fucile dall'SS e dei colpi di bastone sferzati con malvagità per ogni dove, dal capo e dal suo vice, terrorizzati anch'essi, siamo costretti a far presto, sempre più presto, in quella bolgia infernale, a trascinare i corpi inerti appesantiti dal fango all'asciutto. Gli uomini del comando, rimasti sulla strada, fatti anch'essi tornare indietro, impauriti e ferocemente picchiati, caricano gli oltre 100 morti. Quelli del Sonderkommando, il comando crematorio, partono velocemente su 2 autocarri militari. Imbrattati di fango, stremati dalla fatica e nel morale, noi riprendiamo la marcia verso il campo. Un ufficiale, con tracotanza, ci parla a lungo. Riusciamo a capire solo che non dobbiamo assolutamente dire di essere stati testimoni e protagonisti dell'episodio nel tardo pomeriggio, pena l'eliminazione dell'intero comando. Dopo alcuni giorni di segregazione nel blocco, oggi siamo stati aggregati in blocco a un transport in partenza. Dopo 3 lunghi giorni di viaggio dentro un carro bestiame, rinchiusi e isolati dal resto del convoglio, giungiamo a destinazione. Nel lager di Stutthof, a pochissimi chilometri da Danzica, sul Mar Baltico, Leone Fiorentino. Auschwitz era un immenso territorio dove c'erano campi e sottocampi e sottocampi di questi con altre denominazioni, ma tutti facenti capo a Birkenau, che era il vero centro dello sterminio. Il lager che verrà ora letto è tratto dagli anni rubati di Settimia Spizzichino e Isa Dinè Piolper. Settimia Spizzichino è l'unica donna sopravvissuta al rastrellamento del ghetto del 16 ottobre 1943, in cui vennero arrestate 1022 persone. Deportata ad Auschwitz, affronterà poi la terribile marcia della morte fino a Bergen-Belsen, dove fu liberata nell'aprile del 1945. La sua testimonianza riguarda il blocco degli esperimenti, dove fu mandata per essere sottoposta a crudeli test sui medicamenti. Terribile il passaggio del racconto, in cui descrive di essersi specchiata e di avere detto: «Dio mio, com'è ridotta questa!» Settimia Spizzichino. Arrivammo ad un edificio più grande degli altri. Non era la camera a gas. Entrammo in una stanza a 2 letti. Letti veri, non tavolacci, con lenzuola e coperte. E c'era un vero bagno in cui mi accompagnarono. Un bagno come non ne vedevo da tanto tempo. Mi fecero lavare con del sapone. Quasi non ricordavo più come si facesse. Poi mi dettero una camicia da notte. An-
Anche nella stanza c'era un lavandino, tutto pulito, in ordine. Credevo di sognare. Ero sbalordita e molto spaventata. Avevo sete e andai a bere al lavandino. Arrivò di corsa un'infermiera. Tu, non bere! Acqua inquinata, c'è tifo! Ma che mi importa? Sono mesi che bevo quest'acqua. Me lo sarei già preso. Tu, aspetta! Uscì sempre di corsa e rientrò portandomi un bicchiere di latte. Ma che sta succedendo? Mi chiesi. Lo seppi anche troppo presto. Il mattino seguente arrivò il dottore e fu tremendo. Mi portarono in sala operatoria. Mi cosparsero con una pomata. Non so ancora cosa fosse. E 2 ore dopo ero tutta una piaga. Il dolore era insopportabile. Piangevo e mi lamentavo. Vennero a trovarmi delle ragazze greche che erano ricoverate al piano di sopra. In quella specie di lingua internazionale che si parlava ad Auschwitz, un po' tedesco, un po' tutte le altre lingue, molto a gesti, mi spiegarono: siamo al blocco esperimenti. Provano su di noi delle medicine, ma prima devono farci ammalare. Al blocco ci rimasi parecchio tempo. Un giorno Cristina, una prigioniera polacca che svolgeva il lavoro di infermiera, fece nella sua camera una piccola festa per il suo compleanno e fummo tutte invitate. Ci andarono tutte tranne me. Io stavo troppo male. Tuttavia, rimasta sola, decisi di fare una sorpresa alle compagne, di farmi trovare in piedi. Pian piano mi alzai dal letto e, sorreggendomi con la sedia, mi trascinai fino al lavandino. Mi aggrappai al bordo con tutte e due le mani perché la testa mi girava. Alzando gli occhi vidi una sconosciuta. Uno scheletro sparuto, coperto di piaghe. Pensai, Dio, com'è ridotta questa? E portai le mani al viso. La sconosciuta fece lo stesso gesto. Allora capii con orrore che stavo guardando la mia immagine allo specchio. Non mi ero più specchiata da quando avevo lasciato la mia casa. Dio, quanto piansi. Eppure ce la feci. Quasi era, si sentivano dei rumori, poi cominciava a far l'alba e si sentivano questi passi militari. Allora tutti svegli e ci siamo messi sotto le persiane per vedere che cosa stava succedendo. E allora noi sotto le persiane, ci avevamo 2 stanze che davano a via da Reginella, e sotto le persiane cominciamo a vedere chi portavano, che i tedeschi salivano e riscendevano con le famiglie ebree. Ma no, la casa nostra, come tutte le case un po' antiche, no? E c'era una stanza dentro un'altra e c'era un'ultima stanza. Ci siamo messi là lasciando tutte le porte di casa aperte, così così entrano, vedono una casa deserta, disabitata, e stavamo in quest'ultima camera un po' sotto le persiane. Se non che mia sorella, sempre quella che è, ebbe paura, senza di niente a nessuno, si è presa i panni sui e è scappata. È arrivato giù a Portone, mentre che è scesa l'ultima rampa di scale per scappare, lei scendeva e i tedeschi salivano. Lei alla vista dei tedeschi che salivano, si è messa paura, si è fatta indietro e ci ha portati dentro casa. E ci hanno preso tutti.
La prossima lettura, tratta dal lavoro di Aldo Pavia, Sterminio in Europa, riguarda la testimonianza di Piero Terracina, sfuggito al rastrellamento del ghetto di Roma e arrestato nell'aprile 1944, l'unico della sua famiglia a ritornare vivo. All'inferno ci sono stato, si chiama Auschwitz-Birkenau, aveva detto qualche anno fa ad una platea di giovani. La lucida e drammatica testimonianza di Piero Terracina, allora quindicenne, ci parla dell'arrivo ad Auschwitz, dei deportati disposti su due file, l'inizio del massacro e del lavoro terrificante che gli faceva sempre dubitare di poter resistere, fino all'incontro ad Auschwitz I con i russi che liberavano il campo. A gennaio venni ricoverato in ospedale, pesavo 35 kg, non riuscivo proprio a marciare. Non morii solo perché le camere a gas non funzionavano più e quindi dall'ospedale non si veniva più inviati lì per essere sterminati. Uscii dall'ospedale e trovai Birkenau deserto. Le SS si vedevano qualche volta, ma molto poco. Noi ancora in vita dormivamo nelle immense baracche ormai vuote. Durante le notti gelide le coperte diventavano lastre di ghiaccio. Non avevamo da mangiare e per bere riempivamo le gamelle di neve, quella lontana dagli innumerevoli cadaveri sparsi per il campo. Il 25 gennaio le SS tornarono a Birkenau, ci radunarono, noi eravamo ormai solo 250 e ci obbligarono a seguirli fuori dal campo. Pensammo che ci portassero in un bosco vicino per ucciderci. Nascosti dal buio, noi restammo indietro per gettarci poi in un fossato. Girammo in tondo per tutta la notte, poi una volta raggiunte alcune costruzioni ci accorgemmo di essere arrivati ad Auschwitz. Una notte intera per percorrere 3 chilometri. Ma lì trovammo qualcosa di straordinario, un deposito abbandonato dalle SS, bottiglie di vino, fagioli secchi, persino un barattolo da 5 kg di conserva di pomodoro cirio. Uno di noi, un greco, cucinò su di una stufa quei fagioli, persino esclamando che gli ricordavano casa. Ne demmo anche ad un compagno che ormai stava morendo. Si chiamava Giorgio, era bolognese, era consumato dalla dissenteria, ma volle, anche se inutilmente, assaggiare quei fagioli. Era la notte del 26 gennaio del 1945. Il mattino dopo, squassato dal freddo e dalla sete, aprì la porta per raccogliere della neve, ma mi trovai davanti un uomo, avvolto in qualcosa di bianco, con un mitra in mano, forse più impaurito di me. Non era tedesco, era russo, il primo soldato russo che aveva messo piede ad Auschwitz. Rientrai e dissi ai miei compagni che eravamo liberi, ma a nessuno, nemmeno al greco, sfuggì un'esclamazione di gioia. Nel mese successivo i russi ci curarono, ci rimisero un po' in piedi, ci chiesero di dare una mano a ripulire il campo e lo facemmo, raccogliendo i corpi. Io e altri, in particolare vicino al muro delle fucilazioni di Auschwitz, dove c'era un edificio a più piani e dove nei seminterrati i cadaveri arrivavano fino al soffitto. Un giorno ci dissero di portare giù il cadavere di una ragazza, era giovane, non pesava neanche 30 kg, ma per noi due anche quei 30 kg erano troppi. Allora la trascinammo giù come potemmo. Non dimenticherò mai quel rumore secco, il rumore della sua testa sui gradini della scala. Ma anche allora non piansi, non ancora. Riuscii a farlo dopo, stesso su un lettino, quando mi ritrovai solo, piansi per ore, senza riuscire a fermarmi, perché finalmente avevo capito ciò che ci era successo, ciò che ci avevano fatto. E solo allora ritrovai Dio. Noi che cercavamo i nostri cari, che avevano viaggiato su altri carri, vederli per un momento, vedere come stavano. Raggiungemmo mia madre e mia sorella, e mia madre
ci abbracciò tutti, piangeva. Ci dette la sua benedizione. Poi vide che c'erano dei tedeschi che si avvicinavano con i bastoni alzati e con il cane, e disse: ora andate. Poi disse anche altre parole che io lì per lì non capii, e domandai poi a mio fratello: ma che cosa ha detto? Mio fratello mi disse: ha detto che non vi vedrò più. Ascolteremo ora un breve stralcio dell'ultima testimonianza di Liliana Segre, nata a Milano e deportata nel 1944 dal binario 21 della stazione di Milano Centrale ad Auschwitz-Birkenau, dove fu subito separata dal padre, che non rivide mai più. Il 9 ottobre 2020 la senatrice ha scelto di dare la sua ultima testimonianza parlando alle scuole italiane dalla sede di Rondine, cittadella della pace. Capitò una cosa incredibile che non avevamo mai immaginato di vedere. Le nostre guardie si mettevano in borghese, mandavano via i cani, quei poveri cani di cui ho avuto sempre paura poi tutta la vita, ma quei cani addestrati a uccidere, che erano proprio il simbolo dell'SS, li mandavano via e facevano vec, 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 e il cane tornava perché era abituato all'obbedienza cieca, e loro si mettevano in borghese, buttavano via i vestiti, avevano paura di noi. No, era un momento in cui i civili uscivano dalle case, portavano via il maiale, la nonna, quello che avevano, lo caricavano su carri, su carriole, qualunque cosa fosse adatta per fuggire, perché volevano fuggire da lì per andare nella zona americana, lessi poi che quella parte della Germania fu per anni sotto il dominio comunista, e questi già l'avevano capito e volevano andare nella zona che fu poi americana. Ma noi non capivamo perché tutti questi civili, che non ci avevano mai guardato e anche in quel momento non ci guardavano perché noi eravamo pericolose, beh, lì successe una cosa incredibile e straordinaria. Mi camminava vicino il comandante di quell'ultimo campo. Era un uomo crudele, aveva un erbo di bue, portava con sé e distribuiva queste nerbate a noi, che ormai eravamo talmente insensibili che ce lo aspettavamo che ci sarebbe capitato prima o poi. Era un uomo alto, elegante, si mise in mutande. Era il primo di maggio. Io lo guardavo, era vicino a me così, lui non mi aveva mai neanche considerato, me e un'altra prigioniera non esistevamo, ma io sì che avevo guardato lui con terrore. Si mette in mutande, si riveste,
Si vuole rivestire, vuole buttar via la divisa, butta via la pistola. Beh, io lì, lo racconto sempre ai ragazzi che mi contestano, per modo di dire, ma insomma non gli piace per niente quello che dico. Buttò per terra la sua pistola. Io non ero quella che sono oggi. Io mi ero nutrita di odio e di vendetta. Lasciando la mano sacra di mio padre, man mano, giorno dopo giorno, ero diventata un'altra. Quella che loro volevano che io diventassi. Un essere insensibile che sognava odio e sognava la vendetta. Pensai, adesso raccolgo questa pistola che avevo tanto visto usare e gli sparo, perché mi sembrava proprio un giusto finale di quel periodo incredibile in cui io ero stata una testimone ed ero viva ancora quel giorno. Fu un attimo importantissimo, decisivo nella mia vita, perché io capii che mai, per nessun motivo al mondo, io avrei potuto uccidere qualcuno, che io non ero come il mio assassino. Non ho raccolto quella pistola e da quel momento, finisco sempre così, sono diventata quella donna libera e quella donna di pace con cui ho convissuto fino adesso. Eccoci qui, riprendiamo, ridò la parola alla professoressa Antonella Mocioni. Bene, io spero che questo nostro lavoro abbia
almeno sollecitato la vostra attenzione e la vostra comprensione, diciamo, verso queste grandi figure di persone resistenti e resilienti. La coordinazione nazionale del gruppo sulla didattica della Shoah ed è anche la rappresentante italiana, né una delle rappresentanti italiane che lavorano. Abbiamo dei problemi audio, se puoi ripetere un attimo dall'inizio. Sì, ripeto. Grazie. Sì. Vabbè, mi auguro che vi sia piaciuto. Ho sentito il nome di Anna Piperno, ma se ripeto, grazie. Ah, ripeto da Anna. Allora, adesso seguirà un saluto dell'elettrice tecnica, professoressa Anna Piperno, direttrice tecnica del MIUR, che è la coordinatrice nazionale del gruppo sulla didattica della Shoah, con cui ANED ha sempre collaborato e che molte scuole conoscono perché è un punto di riferimento appunto per tutte le scuole italiane. Anna Piperno è anche rappresentante del gruppo internazionale della Task Force sulla Shoah a livello appunto internazionale. Seguiamo questo, a lei è stato sottoposto, a lei e ad altri amici ovviamente il video, di proiettarlo a voi ragazzi, e questo è il suo indirizzo di saluto. Grazie. Buongiorno a tutti e un caro saluto soprattutto ai docenti e ragazzi che dalle loro scuole, anche in quest'anno in cui la pandemia ci ha dato tanti problemi, hanno voluto onorare e celebrare la giornata della memoria, il ricordo della Shoah, aderendo a questa iniziativa. È un'iniziativa che ha saputo cogliere le opportunità offerte dall'online, mettendo insieme in una specie di collage le testimonianze di sopravvissuti italiani che ci sono stati e che ci sono cari. E primo fra tutti Primo Levi. Primo Levi è colui a cui gli altri sopravvissuti nell'immediatezza del dopoguerra hanno affidato il ricordo di ciò che era stato, affidandosi alla pregnanza e alla forza della parola, della testimonianza letteraria, ma fortunatamente dopo di lui anche gli altri a distanza di qualche decennio hanno cominciato a parlare, hanno cominciato a raccontare, costruendo quel mosaico unitario che con tutte le tessere appunto delle varie testimonianze hanno saputo costruire e ci hanno lasciato. Questo filmato è un affresco potente, è un coro in cui le voci dei protagonisti si distinguono nitide e al tempo stesso offrono un quadro sinergico di quello che è stata la Shoah e di come gli stessi episodi possano essere vissuti e raccontati da personalità diverse che hanno esperienze familiari, situazioni di partenza e sensibilità appunto che li contraddistinguono a seconda dell'età, a seconda delle situazioni in cui si sono trovati a vivere. E non è un caso che gli stessi episodi, ad esempio la Marcia della Morte, siano raccontati in maniera diversa dai vari protagonisti. E il filmato ha saputo anche evidenziare molto bene la diversità di genere, la percezione degli avvenimenti dei sopravvissuti a seconda dell'età e del genere anche di appartenenza. Non è un caso che nel filmato si alternino le donne e gli uomini e con racconti anche di vita e di esperienza diverse dagli altri. Nessuno di noi potrà mai dimenticare il racconto di Savina e della disperazione per questo parto drammatico e la morte del suo bambino. Nessuno potrà dimenticare la pregnanza appunto della pagina scritta
che viene letta dall'attrice, in cui si racconta la marcia della morte con Ida che tiene Stellina sulle spalle per onorare la promessa fatta a sua madre. E credo appunto che mai come in questo caso il filmato abbia saputo indicare la necessità di riannodare i fili fortissimi tra storia e memoria. La memoria dà senso e linfa vitale alla ricerca storica, e alla fine il sentimento che credo resti in molti di noi, e la speranza appunto che questo sentimento si tramuti in impegno, è quello di cercare di studiare e saperne di più. La Shoah è un fenomeno complesso, è la pagina più drammatica del nostro Novecento, segna uno spartiacque nella nostra storia e merita un'attenzione e un interesse che fortunatamente i giovani, soprattutto nelle scuole, in questi ultimi anni hanno dimostrato di voler dare. È con questo augurio e con questo impegno che penso che la giornata della memoria di quest'anno possa dare il senso il via ad una azione appunto di ricerca e di approfondimento dei vari settori e dei vari temi della Shoah, come la situazione attuale richiede e come tutti noi speriamo di poter fare. Eccoci qui, stiamo tornando. Grazie alla professoressa Anna Piperno. Adesso lascio la parola alla professoressa Paola Bisegna, anche lei del direttivo dell'ANED di Roma. Buongiorno Paola. Buongiorno a tutti. Allora, siamo arrivati a quella che è la conclusione della seconda mattinata di lavoro. Direi che questa è un'altra scommessa vinta. Non avremmo mai pensato di riuscire a celebrare in questo modo la giornata del 27 gennaio, la giornata della memoria e l'impegno di tutte le scuole, che tutte le scuole hanno sempre messo negli anni. Teoricamente potrei dire anche prima che fosse legiferato in merito. Io voglio evidenziare alcune cose, che il 27 gennaio per molti di noi può essere considerato anche un giorno di vittoria, perché in quel giorno hanno vinto tutti coloro che venivano considerati degli sconfitti, e al contrario sono stati sconfitti tutti coloro che si ritenevano superiori e vincitori. Altrettanto fondamentale è ricordare alcuni altri elementi importanti dai vari campi. Non dimentichiamo il giuramento di Mauthausen, andatelo a riguardare, perché dal giuramento di Mauthausen è nata l'Europa. E se questo mondo oggi può dirsi in pace e democrazia, un po' limitata, ma comunque in pace e democrazia, lo deve all'impegno che è nato da quei campi, lo deve al momento di resistenza e di impegno civile di tanti giovani come voi. Quindi io sono lieta di poter invitare una così ampia platea. Chi avrebbe mai pensato di poter raggiungere un così alto numero di studenti, di scuole? Mi sento in particolarmente grata verso le scuole che hanno così entusiasticamente aderito all'iniziativa e che oggi si trovano ad avere un impegno ancora più forte ed importante. Si troveranno a dover riflettere con i propri alunni, che quando si passa da quella che è una community digitale in cui ognuno si sente sereno e tranquillo di poter dire qualunque cosa, scrivere qualunque cosa nascosto dietro a uno schermo, quando poi si trova direttamente occhi negli occhi con le persone, forse ci deve riflettere un po' di più, si deve preparare un po' di più. Quindi ancora molte grazie ai docenti che faranno questo immenso lavoro di riprendere fili, di riprendere suggestioni e spunti di riflessione dai vari messaggi che abbiamo ricevuto.
In particolare vorrei evidenziare come inviterei tutti a riflettere su quella che è la democrazia oggi. Abbiamo visto quanto è fragile. Quanto accaduto a Capitol Hill negli Stati Uniti ci dimostra che la democrazia è fragile, ma la giornata di inaugurazione del nuovo presidente Biden ci ha dimostrato che l'America ha saputo reagire e saprà reagire. La democrazia non si costruisce una volta per tutti, si costruisce ogni giorno, giorno dopo giorno. Anche l'Italia sta vivendo momenti di difficile democrazia, ma ce la farà. Siamo certi che riuscirà a superare questi momenti difficili. Riprendo solo le parole di Liliana Segre quando parla di lavoro sulla memoria, l'impegno sulla memoria è un vaccino contro l'indifferenza. L'indifferenza verso la fragilità altrui, l'indifferenza verso le ingiustizie. E io credo che oggi sia fondamentale impegnarsi contro le ingiustizie e la fragilità. Siamo tutti capaci di aiutare un cagnolino indifeso e riusciamo ad essere indifferenti di fronte al mondo che soffre, a persone che soffrono? Chiediamoci se questo è giusto. E come dice il grande Primo Levi, voi che vivete felici nelle vostre tiepide case, o anche, direi, nelle vostre tiepide scuole, meditate se questo è un uomo, meditate che questo è stato, ed è nostro impegno fondamentale che questo non sia più. Grazie a tutti. Proseguiremo i nostri impegni con la pubblicazione di queste registrazioni e dei documenti utili per la riflessione. Aspettiamo le vostre riflessioni, le vostre domande e tutto quello che riterrete utile chiedere a ANED, e ANED vi risponderà nella diretta Zoom del giorno 8 di febbraio. Grazie mille e buon lavoro. Grazie professoressa Bisegna, grazie a tutti i docenti collegati, a tutti i ragazzi che sono stati ad ascoltarci e seguirci. Concludiamo nella speranza di tornare ad essere immersi in realtà e in esperienze che ci sono più consuete, ovvero la presenza. Porgo a tutti voi i miei ringraziamenti e i saluti. Concludiamo qui la diretta. Buona giornata a tutti.